Oggi vi parlo di 5 oggetti che vi possono tornare super utili quando andate in montagna a camminare. E pensate un po' che tutti questi 5 oggetti costano meno di 10 euro. Il primo oggetto che vi consiglio è questo piccolo sticker di Compid che ci previene le vesciche. Questo piccolo sticker, che assomiglia tanto a un rossetto, a un burkakao, serve da applicare sulle zone di maggior frizione. Per esempio noi possiamo applicarlo sul tallone dove ci vengono più le vesciche, possiamo applicarlo su all'esterno del piede se siamo soggetti a vesciche. In questo caso lui andrà a creare una piccola barriera protettiva sulla nostra pelle, andando quindi ad evitare che ci si formino delle vesciche. Costa poco, è piccolino, pesa anche poco, secondo me è un ottimo prodotto se soffrite di vesciche. Unica accortezza però, non utilizzatelo su una vescica che si è già formata. Questo serve per prevenire le vesciche e non è da mettere su delle vesciche già formate. Per quello scopo ci sono i classici cerotti. Il secondo oggettino di cui voglio parlarvi me lo state già vedendo addosso ed è questo piccolo fischietto. Questo fischietto emette degli ultrasuoni che vanno ad allontanare i cani o comunque gli animali randagi che possiamo trovare durante un trekking. Se anche a voi è capitato di trovarvi in mezzo a dei cani randagi, a degli animali che non erano proprio amichevoli, ecco che un fischietto vi può veramente aiutare. La cosa più importante è che noi andremo ad allontanare il cane randagio senza fargli nessun male. È semplicemente un fischio che gli darà fastidio e lo farà allontanare. Un oggettino piccolino, pensate che veramente a pochi euro se ne possono comprare anche due. Io come vedete lo attacco sullo spallaccio del mio zaino così da averlo sempre a portata di mano e nel caso in cui sfortunatamente dovessi trovare un cane randagio che non è molto amichevole, ecco che mi basta fischiare con tutta l'aria che ho nei polmoni all'interno di questo fischietto e il cane se ne andrà. Costa poco ma vi può evitare delle brutte situazioni. Prima di continuare ti chiedo, cosa ne pensi di questo video suggerimento di oggetti che costano poco? Fammelo sapere qua sotto nei commenti che così se vi piace farò altri video come questo. Il terzo oggetto di cui vi voglio parlare sono delle mutande, ma non sono mutande particolari perché sono mutande in tessuto tecnico. Queste mutande praticamente sono fatte con lo stesso tessuto di cui compriamo le maglie tecniche e l'abbigliamento tecnico. Nel particolare vi consiglio di utilizzare queste mutande tecniche perché hanno tutti i pregi che possono avere delle maglie tecniche rispetto che delle maglie in cotone. Vanno a dare molto meno fastidio quando andiamo a sudarci, fanno sudare meno in primis proprio perché il tessuto è più traspirante e con sudare meno intendo anche meno cattivi odori. Sono molto più semplici da asciugare se dovessimo fare un trekking a lunga percorrenza perché essendo in tessuto tecnico si asciugano molto più velocemente. Sono delle mutande che secondo me per quando si fa trekking sono indispensabili. Possono aiutare tantissimo a ridurre lo sfregamento, possibili bruciori nell'interno coscia. Costano veramente poco e vanno veramente molto molto bene. In particolare poi vi consiglio queste qua di Decathlon perché veramente costano nulla e sono ottime. Oltre a questo modello che costa meno di 10 euro vi consiglio anche il modello maggiore. Queste sono delle mutande che costano un pochino più di 10 euro però sono molto più stringenti, molto più contenitive, non hanno cuciture quindi ancora meno sfregamento e soprattutto sono molto più traspiranti. Diciamo che la versione base ve lo consiglio più per il trekking classico, la versione avanzata più per chi corre e fa delle attività ad alto tasso aerobico. Comunque in generale vi consiglio di utilizzarle perché veramente non tornerete più indietro dopo che l'avete provate. Il quarto oggetto che vi consiglio è del semplice paracord. Questo semplice paracord non è altro che un cordino molto resistente che può tornarci utile in tantissimi casi. Io da quando l'ho comprato l'ho utilizzato veramente tantissimo perché è utile per esempio se andate in tenda da mettere tra due alberi e stenderci la biancheria quando dovete asciugarla. È utile se vi si rompe qualche cordino dello zaino per andare a sostituirlo. È super utile se vi si dovesse rompere una stringa. Non ci si pensa mai, ma se si rompe una stringa durante un trekking, come facciamo a proseguire? Ecco che con un paracord possiamo completamente cambiare la stringa. È un oggettino che costa poco, vi basta acquistarne anche 2 metri senza stare ad acquistarne decine di metri. Vi può tornare utile in tantissimi casi ed ha anche la peculiarità di essere piccolo e pesare poco, quindi all'interno dello zaino non si sente. È un oggettino che io vi consiglio di avere sempre dietro, soprattutto se state pensando di andare a fare dei trekking a lunga percorrenza dove un imprevisto è sempre dietro l'angolo. Il quinto ed ultimo oggetto che vi consiglio è una coperta termica o chiamata volgarmente la metallina. Questo perché questa coperta termica ci torna veramente utile in caso di necessità per nostra sicurezza. La possiamo utilizzare con la parte argentata verso il nostro corpo per tenerci al caldo, quindi per evitarci un'ipotermia. Ma la possiamo anche utilizzare con la parte argentata verso l'esterno
che andrà a riflettere i raggi solari, per esempio per aiutare una persona che si è ustionata, per evitare che il sole gli sbatta sull'ustione. Costa poco, è veramente essenziale, molte volte la si trova anche semplicemente all'interno di kit d'emergenza, però sicuramente è sempre da avere dietro. E tu cosa ne pensi di questi 5 oggetti da trekking che costano meno di 10 euro? Fammelo sapere qua sotto nei commenti e dimmi cosa aggiungeresti a questa cifra, che così ne discutiamo insieme. E nella speranza di essere stato esauriente esaustivo come al solito, vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!